Ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti e sempre Forza Juventus. Ragazzi, allora, nuovo video. Oggi si sono fatte tre partite. Lo Spezia ha vinto in casa con la Salernitana e la partita clou Lazio-Inter. Da poco è finita la partita Milan-Verona. Ragazzi, io voglio dire la mia su Lazio-Inter. Mamma mia, sti pagliacci è una cosa incredibile. Sta fiscrettese, sti cartonati di merda. Ma è mai possibile? Vedono sempre il marcio dappertutto. Non solo vedono il marcio, ma te lo mettono pure addosso il marcio, che è una cosa non esiste. Allora, sul gol della Lazio è un gol regolare. Ma proprio al massimo 100%. Ma scusate, il regolamento parla chiaro: l'arbitro può fischiare solo in un fallo eclatante dove i due giocatori magari vengono colpiti entrambi con la testa, magari faranno testa e testa, vanno giù. L'arbitro ha l'obbligo di fischiare. Ma se il giocatore dell'Inter stava a terra e tu, Martino Lautaro, vacca di merda, bastardo argentino, pezzo di merda, tu ci hai provato con il tuo compagno a terra, tu ci hai provato, ma non ti è andata bene, non ti è andata bene, caro Martino Lautaro, vacca di merda. Hai perso la palla, giustamente la Lazio è partita di rimessa, ha trovato il gol, ora tu che cazzo pretendi? Che quelli buttavano la palla fuori perché tu hai sbagliato. Quello è un gol regolarissimo, regolarissimo. Perciò, come ho visto il mix degli youtuber, specialmente i pagliacci di merda, i prescritti di merda, come quel pakistano, il pakistano di Napoli, anzi nemmeno di Napoli, di Caserta, il pakistano. Devi star zitto, del Pakistano, devi star zitto, caro Pakistano, devi stare zitto. Hai preso le tre pappine, ora vai via a fare in culo, Pakistano di merda. Prescritto, anzi prescritto. Che assomigli a Pakistano, non va niente, però sei un prescritto di merda. E a tutti i prescritti come te, l'avete presa nel culo. E poi ho sentito un prescritto che ha detto che l'Inter ha dominato la partita per 70 minuti. Ma dove? Ma dove? Il primo tempo hai fatto la tua partita normale, è uscito il calcio di rigore, è uscito il calcio di rigore. Ma poi la Lazio è uscita fuori. Dopo il calcio di rigore, dopo l'1-1, la Lazio ti ha messo sotto. La Lazio ti ha messo sotto, non hai capito niente. Niente, caro prescritto di merda, come godo, come godo. E per finire, voglio la partita che è finita poco fa, Milan-Verona. Una partita strana, molto strana, dove veramente il primo tempo il Milan è andato in bambola, veramente in bambola. Il Verona ha giocato bene e vedendo il calcio che fa Tudor, mi viene un punto di domanda. Chissà se la Juventus l'anno scorso invece di tenere Pirlo magari poteva puntare su Tudor. Ma, punto interrogativo, ma. Comunque Tudor le squadre le fa giocare bene. Giustamente quando giochi contro il Milan, che ci sono, tra virgolette, giocatori con una certa qualità, giustamente poi il secondo tempo vengono fuori. Ha trovato il 2-1 con Giroud, poi l'azione di Leao che ha fatto fare il calcio di rigore 2-2, e poi giustamente l'autorete va giù, ha sbagliato, poteva finire 2-2, però il calcio è così. Se come sbagli, paghi. Sbagli, paghi. Ragazzi, domani sera c'è questo incontro clou Juventus-Roma. Io non lo so, Juventus-Roma, giustamente io da tifoso della Juventus voglio vincere. Voglio vincere, è normale che voglio vincere. Però senza Dybala, che poi ho sentito anche Rabiot c'ha di nuovo il Covid. Io non ho parole, non ho parole.
Speriamo che domani la Juventus farà una buona gara su tutti, diciamo, le motivazioni, la grinta, su tutto, che faccia una buona partita. Però con Allegri le buone partite mai dire mai. Ne ingarra una su 10, una su 10. Ma speriamo bene. Non vorrei che la Roma ci verrebbe a fare un bel scherzetto a Torino. Va giusto, abbiamo 11 punti. Domani dobbiamo vincere per salire la china, per salire la classifica, veramente per salire su. Ragazzi, io sono stanco, veramente molto stanco. Ho fatto una settimana veramente dura, andare avanti e indietro, dura. Poi vorrei dire a quei pagliacci, a riguardo che mi hanno giudicato la cucina dietro, questa casa non è casa mia, sto in ospite, mi hanno invitato e questa cucina non è casa mia, ci lavoro, mi hanno dato l'alloggio e giustamente è una cucina che non è mia, punto. Inutile che state sempre a disprezzare, sempre a disprezzare, sempre a disprezzare. Voglio, ci vediamo domani sera per la partita, dopo il post partita, Juventus Roma. È veramente che facciamo una grande partita. Ciao, voglio, ciao, buonanotte a tutti quanti e sempre Forza Juventus.